Ready With Me, in questo periodo sto in fissa con i Get Ready With Me, mi piacciono troppo perché ho voglia di parlarvi e quindi cominciamo. Prima di cominciare però vi devo assolutamente chiedere scusa per la qualità video, per la qualità audio, per tutto insomma, perché ho la macchina fotografica rotta in assistenza e quindi sto cercando di arrangiarmi per qualche settimana con quello che ho in casa. Nel video haul di Londra infatti alcuni di voi mi hanno detto ma cos'è questo schifo e avete ragione. Infatti sto registrando la mia voce adesso con il telefono perché l'audio di quel video haul, che se oltretutto non avete visto vi lascio il link giù nell'info box, era orribile. Però finché non mi consegnano la mia videocamera, accontentiamoci. Oggi faccio questo Get Ready With Me mentre provo tantissimi nuovi prodotti che non ho mai provato. Ci sono i prodotti sopracciglia Nabla, ci sono tantissime cose di Kiko, quindi direi, senza perderci in troppe chiacchiere, di cominciare. Kiko ha rifatto completamente tutti i packaging e vi giuro che i nuovi pack sono qualcosa di fantastico. Guardate! Questo sono stracuriosa di provarlo dopo, è una tinta labbra, però adesso iniziamo dal fondotinta magari. Questo qui che cos'è? È lo Skin Tone Foundation nella numerazione 40, è leggermente scuretto, però per questo periodo va ancora bene. Mentre mi trucco vi racconto un po' Carla e la sua sfiga. Penso di avere una nuvola di fantozzi sopra la testa, però questa cosa mi fa molto ridere, devo essere sincera. Per carità, quando mi succedono le cose sul momento vorrei far tutto tranne che ridere. A priori dico no, non è possibile, non è proprio possibile. Arrivo a Londra e la prima cosa che dico è: in questa vacanza voglio fare tantissimi vlog, veramente tutti i giorni farò vlog, mi impegnerò tantissimo perché insomma la città è stupenda, voglio farla vedere tutta e ecce. Alla sera del primo giorno, macchina fotografica non funziona più. Nera, non funziona più. Siamo lì tutta la sera a cercare di aggiustarla, a cercare di capire perché non funzionasse più di punto in bianco, perché di punto in bianco, ragazzi, non è più funzionata. Obiettivo andato. Ciao, obiettivo. Non andò più. Il corpo della macchina proprio non leggeva più l'obiettivo. Poi Virginia, per fortuna, ha la mia stessa macchina fotografica e mi ha fatto provare il suo obiettivo e funzionava, quindi era proprio un problema di obiettivo. Poi Santa Virginia veramente mi ha prestato per tutta la settimana il suo obiettivo, così sono riuscita a fare questi vlog. Guardate ragazzi il pack di questa palettina di correttori. Proviamo questa. Sì, proviamola. È nuova. Oltretutto ragazzi, state guardando i miei vlog perché ci sto mettendo veramente tantissimo impegno. Sono stata le ore, ve lo giuro, ad editare questi video perché ci tenevo veramente tanto, quindi guardateli. Nell'ultimo che ho caricato vi porto con me allo YouTube Space di Londra, una figata che non avete idea. Comunque vi lascio il link di tutti questi vlog sotto nell'info box, quello dello YouTube Space è il numero 3. Ditemi che cosa ne pensate. Intanto questa palettina di correttori mi sta piacendo. Ho utilizzato il colore più chiaro, questo qua. In realtà avrei potuto utilizzare anche l'aranciato per coprire un po' le occhiaie, però vi dirò, non ho troppe occhiaie, quindi va bene così. Fisso il tutto con la mia cipria amata di Makeup Forever. Ritornando agli aneddoti di Carla, mica ci siamo fermati alla macchina fotografica, perché non mi voglio far mancare nulla. Passano i giorni, mi diverto un botto, non penso alla macchina fotografica rotta, dico ci penserò poi quando sarò a Torino. Penultimo giorno, sera, mi viene da ridere raga, posso fare soltanto questo, vado nel letto stanchissima tipo alle 2, non so che ora era, vado per caricare il telefono. Il cavo non entra nel telefono, boh che strano, provo. Niente, telefono al 20%, il cavo non entra più, non posso più caricare il telefono, rotto anche quello. Lì
entro proprio in panico totale, veramente ho detto no, 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 non è vero, sto sognando, continuavo a ripetere questa cosa, sto sognando, non è vero, è un incubo, no, non può essere vero. Io ve lo giuro, le persone che erano con me, santi, subito, perché sono entrata proprio in crisi totale, quindi grazie Debbie, grazie Virgi, grazie Jack, perché no, ero fuori di testa. Vado a fare un po' di contouring. Il giorno dopo succede che andiamo a cercare un posto in cui riparare questo benedetto telefono. Mi dicono che devo andare all'Apple Store. Il fatto è che io avevo paura mi cambiassero totalmente il telefono, perché sapete come fanno all'Apple Store, ma io non volevo assolutamente, perché sennò perdevo tutto, perdevo foto, no, cioè... mi viene male solo al pensiero. Alla fine in Oxford Street i negozi di souvenir lì a Londra, quindi sappiatelo se dovete fare un viaggio a Londra e siete sfigati quanto me, in Oxford Street i negozi di souvenir hanno dentro dei baracchini dove ti riparano i telefoni, e con 40 sterline mi hanno cambiato il pezzo dentro del, come si chiama, dove si ricarica il telefono, ecco, che era rotto. All'inizio ho pensato ci sarà dentro della polvere, sapete quando va dentro lo schifo, no, era proprio rotto, come non si sa, un'entità superiore me l'avrà rotto, perché com'è possibile, io non lo so. Provo a farmi le sopracciglia con questa mega box di Nabla, super wow. Allora, queste sono le matite che utilizzo già da una vita e che ho anche finito, e questi sono i nuovi pot. Che colore provo? Non so se utilizzare il più chiaro, Venus o Neptune. Magari faccio un mix. Uso magari Neptune qui, mentre Venus nella parte dentro. Il fatto è che io adesso ve lo sto raccontando così, però veramente la situazione lì era tragica. Perché? Perché sapete in primis come sono fatta io, che mi agito con niente. Ma poi lì non era niente, perché io dopo 2 giorni dovevo ritornare a Torino da sola in aereo senza telefono, ma stiamo scherzando? Non era tanto il fatto di stare a Londra senza telefono, chi se ne frega, ero in compagnia, non me ne frega niente, non posso fare le foto, amen. Il fatto era proprio il ritorno in aereo, poi quando arrivo a Torino come faccio a chiamare i miei per dirmi di venirmi a prendere? Insomma, era veramente un casino. Però vabbè, non ci pensiamo più, è stato aggiustato. Quindi quello è quello che importa. Forse per praticità preferisco le matite, nel senso sono più veloci, sono più rapide. Ovviamente per un effetto più definito i pot, come si chiamano? Brow pot, sono migliori. Però se uno ha bisogno di fare una cosa un po' in fretta, la matita è meglio. In tutto questo non ho più i capelli rosa, non so per quale motivo il colore non mi dura. Mi regge soltanto un lavaggio. Boh, proverò altri tipi di tinta rosa perché l'effetto mi piace un casino. Vi faccio vedere il nuovo pack degli ombretti Kiko. Allora, io ho questo qui molto chiaro, carino, il numero 12, e poi ho questo che ho utilizzato ieri ed è una bomba, il numero 6. Voglio subito provare questo, oltretutto non metto neanche la base perché ieri non mi è servita. Bello, è stra particolare come colore, sapete? Lo picchietto così risalta di più, mi piace tantissimo perché è un color champagne tendente a ramato. E adesso mi sa che vado a scurire il tutto con l'altro ombretto, vado a dare definizione alla piega, molto semplice come il mio solito, oltretutto i colori, cioè, azzeccatissimi. Quest'altro è super intenso, quindi vado piano piano e poi progressivamente vado a scurire. Ieri ho cominciato Once Upon a Time, la morte. Boh, ragazzi, non ho più una vita. Io non ho più veramente una vita. Fra lo studio, fra YouTube, fra telefilm, chi vive più? Non volevo cominciare, ho detto no Carla, non cominciare, perché poi ti fissi. Sto già in fissa. Adesso, per definire il tutto, utilizzo
L'eyeliner di Kat Von D. Ah, oltretutto, nel vlog, sempre quello dello YouTube Space, quindi il terzo, vedete anche Kat Von D, perché me la sono vista davanti. Lo so che lo sto ripetendo sempre, ma è una cosa che mi gasa troppo. Tattoo liner. Adesso vi faccio vedere quanto è incredibile. Avvicino. 3 secondi, già fatto. Poi ovviamente si può fare anche più drammatica come riga. Io in questo periodo preferisco una linea del genere, media, né troppo drammatica né troppo easy. Continuate a dare l'inquadratura così vicino, così si capisce qualcosa, perché questa videocamera è veramente un massacro. Dentro all'occhio vado a mettere una matita di Kiko, questa, che è marrone, però ci sta, proviamo. Non è marrone proprio, è tipo bordeaux. Dentro all'occhio il bordeaux non è che sia granché, però mettiamola sotto più che altro. Ci sta bene alla fine, dai, un effetto un po' più soft rispetto al mio solito. Vado ancora a mettere un po' di blush, perché sapete che non è mai abbastanza. Avete sentito il treno? Rosa ed è subito effetto sano. Mascara, sto utilizzando sempre questo. Ne ho due, tutti e due praticamente finiti. Vediamo qual è quello messo peggio. Questo da buttare, questo invece si può ancora utilizzare. Sapete che io quando mi fisso con le cose utilizzo sempre quelle. Mi piace questo fondotinta comunque. L'effetto che dà, wow. Quindi vi dicevo, Once Upon a Time. Non sapevo che telefilm cominciare, perché tutti quelli che mi piacciono sono finiti oppure sono in pausa. E trovare un telefilm che mi appassioni tanto quanto mi hanno appassionato quelli che appunto ho già visto è difficile. Tutti mi dicevano di iniziare questo Once Upon a Time. Ero dubbiosa, alla fine l'ho visto su Netflix e quindi l'ho cominciato. È molto carino per adesso. I protagonisti poi dicono delle frasi, mamma mia, in cui mi rivedo troppo. Delle frasi veramente, veramente belle, delle battute più che frasi. Mi rendo conto di non mettere mai le ciglia finte. Però mi sa che inizierò a metterle, perché l'effetto è bello. In realtà voglio direttamente fare l'allungamento alle ciglia, perché ho visto quello di Debbie, che è veramente fantastico, ha delle ciglia incredibili, e quindi voglio farlo anche io, vi dirò. Oh, sembro quasi un'altra persona. Finisco con il rossetto e metto quello che vi dicevo prima dove è finito. Eccolo qui, guardate il pack. Vi faccio vedere anche il pack dei nuovi rossetti. No, questo è vuoto. Questi sono i gloss nuovi. Wow. Mentre i rossetti sono questi qui. Veramente, il pack è troppo bello. Però oggi vado con la tinta. Questa qui scurissima, vediamo. Guardate quanto è scura. Questa è la numero 123. Ovviamente è un colore non semplice. Il colore è qualcosa di magnifico. È questo bel viola intenso. Voilà. Non vedo l'ora che si asciughi e diventi opaco. In realtà anche così lucido sarebbe strabello, quindi volendo posso metterci anche la parte lucida e farlo diventare lucido. Io spero che il look vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, spero anche di avervi tenuto un po' di compagnia, quindi se così è stato lasciate anche in quel caso un bel mi piace e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Un bacio, alla prossima, ciao! Che posto magnifico è mai?